divertirai insieme a noi. Oggi parliamo di microbiota e benessere della pancia. Lo sapete che gran parte della nostra salute dipende proprio dal nostro intestino? È già proprio così. All'interno della nostra pancia, nel nostro intestino grasso, ci sono più di 100 trilioni di batteri. Pensate un po', e stanno tutti all'interno della nostra pancia. Ad oggi ci sono numerosi studi scientifici che stanno studiando le funzionalità del microbiota. E ovviamente la scienza ci dimostra che il microbiota riveste dei ruoli fondamentali per la nostra salute. Basti pensare che il 70% delle cellule destinate alla tutela del nostro sistema immunitario è sulla membrana gastrointestinale. In più il microbiota è implicato nella digestione dei carboidrati e delle proteine, è implicato nell'assorbimento della vitamina K e della vitamina B1 e quindi ci garantisce la tutela del nostro sistema immunitario. Come facciamo però a tutelare questo microbiota? Beh, la risposta ci viene sempre dallo stile di vita. Innanzitutto è bene ricordare che la salute del microbiota dipende da molti fattori. La maggior parte di questi sono definiti nei primi 1000 giorni di vita. Eh già, proprio nei primi giorni di vita. E da cosa dipende? Innanzitutto dal tipo di parto, dal tipo e dalla durata dell'allattamento. Ovviamente l'allattamento al seno è un fattore benefico per il nostro microbiota. Poi dipende molto dall'alimentazione della mamma in gravidanza e dipende molto anche dal tipo di svezzamento del nostro bambino. Quindi, spesso cosa si dice noi nutrizionisti? Che il segreto dei bambini sani sta nella pancia ed è proprio così. E come possiamo aiutare i nostri bambini a tutelare questo benessere derivante dal nostro intestino? Innanzitutto attraverso l'alimentazione. Eh già, la dieta mediterranea ci viene come al solito in aiuto, quindi cereali integrali, frutta, verdura, legumi, latticini magri, ma anche frutta secca e olio extravergine d'oliva sono i cardini su cui si basa il benessere del nostro microbiota. Ovviamente anche l'attività fisica riveste come sempre un ruolo fondamentale e anche alcune sostanze che sono considerate davvero utilissime per il benessere del nostro intestino e quindi del nostro sistema immunitario. I polifenoli sono delle sostanze capaci di rallentare anche l'invecchiamento e di tutelare il nostro microbiota e li troviamo principalmente nel mondo vegetale, basta pensare ai mirtilli, ai lamponi, ai frutti di bosco, ma anche all'olio extravergine d'oliva. E anche altre due sostanze rivestono un ruolo importantissimo, probiotici e prebiotici, che garantiscono davvero il benessere e la tutela della salute dei batteri che vivono all'interno del nostro intestino. Probiotici e prebiotici li ritroviamo in gran parte del mondo vegetale e in tanti prodotti fermentati, come ad esempio il kefir, il tempeh, i crauti, e sono un toccasana per la nostra salute. Quindi, come possiamo fare per garantire salute al nostro intestino, ma non solo, a tutto il nostro corpo? Beh, dobbiamo prenderci un po' più cura della nostra pancia, ascoltare i segnali che ci dà e curare sempre il nostro stile di vita fin dai primissimi giorni e soprattutto in gravidanza. Per tutto quello che concerne consigli specifici riguardo all'alimentazione per la tutela del microbiota, vi lascio al prossimo video della mia collega che saprà darvi tutte le delucidazioni di cui avete bisogno. Sano, giusto e con gusto, ti divertirai insieme a noi.